continuiamo con la nostra, e che chiudiamola oggi, con la nostra saga sui batteri. Saga, non lo so se è piaciuta tanto, ma ci serviva perché i Normanni ritornano fra esattamente 2 settimane, forse addirittura la settimana prossima. Live sui batteri, live sui batteri, faccio un piccolo recapone della scorsa puntata. Torniamo ovviamente alla nostra, ai nostri batteri, e in particolare arriviamo nel momento più critico di tutti. Arriviamo nel momento più critico di tutti perché, fate conto, è metà del 1800. È metà del 1800. C'è in atto una rivoluzione, però questa rivoluzione è sul nascere, va bene? Che cosa significa che è sul nascere? Significa che i batteri li abbiamo scoperti, sappiamo più o meno che provocano alcune malattie, non li conosciamo tutti, li iniziamo ad osservare. Però c'è, bisogna capire, uno, se veramente i batteri provocano tutte queste malattie, perché noi abbiamo dimostrato che la sarcina ventricus provoca quella malattia, mica è detto che tutte le altre sono provocate dalle malattie. Quindi, primo punto a nostro, no? Secondo punto, ma questi batteri da dove vengono? E questo punto, ragazzi, ha spaccato la comunità medico-scientifica per quasi buoni 100 anni. Perché è un problemone. Vi spiego. Se noi diamo per assodato che i batteri sono endogeni, allora bisogna levarli di mezzo subito, cioè bisogna trovare tutta quella serie di prodotti che purifica il corpo dai batteri. Se invece i batteri sono esogeni, o il contrario, vabbè, avete capito? Cioè se i batteri sono interni, perché dei batteri dovrebbero essere dentro il nostro corpo? Cioè, qual è lo scopo del fatto che noi nasciamo con dei batteri? Da dove vengono? Cioè, non è una domanda stupida. Probabilmente è la regina delle domande. Bene, sono questi anni qua e arriviamo a un personaggio fotonico chiamato col soprannome di The President Doctor. Signori e signori, abbiamo il mitico J.J. Woodward. Eccolo qua. J.J. Woodward, chi era? J.J. Woodward è stato uno dei più grandi medici americani degli anni 40-50, più 50 che 40. È stato un medico militare molto grande, uno dei padri della medicina militare americana, ed è ricordato fondamentalmente per due cose. La prima cosa è che vi dico quella, prima vi dico quella meno divertente. La prima cosa è stata che lui ha letteralmente inventato la fotografia microscopica, cioè è stato uno dei primi medici a riuscire a mettere un obiettivo di una macchina fotografica. Siamo negli anni della Revolutionary War, no, scusate, della Civil War. Siamo negli anni 50 dell'Ottocento, guerra civile americana. Lui è stato uno dei primi a riuscire a fotografare quello che vedeva con il microscopio. E già qua voglio dire, l'altra cosa molto divertente per cui è noto è che venne chiamato a fare l'autopsia a Abraham Lincoln. E però, dato che i cadaveri stavano vicini, fece anche l'autopsia all'uccisore. Sì, assolutamente, assolutamente. Alzo le mani, è scoppiata nel 61. E dell'uccisore di Abraham Lincoln. Quindi è stata il medico che ha fatto l'autopsia sia a Lincoln sia al nostro caro, come si chiamava? Me l'ero appuntato, Booth, l'uccisore, l'estremista sudista, attore di teatro che lo ammazzò.
Esattamente, bravo Marco Alto. Io voglio pensare che è andata così. Vabbè, abbiamo fatto il link, l'ho richiuso, tutto a posto. C'è pure questa bella assassino. Vabbè, dai, facciamo pure questo che non voglio tornare a casa, guarda. Bene. Tra le altre cose, nota carina, qualche anno dopo fece parte della fece parte della commissione dell'equipe medica che tentò di salvare il presidente Garfield ammazzato a letteralmente un anno dalla sua, neanche sei mesi dalla sua elezione alla Casa Bianca. Bene, perché ci interessa il nostro Woodward? Woodward scrisse uno dei libri più dimenticati e più utili per uno storico della medicina di quegli anni lì. Capiamoci, io vi porto Woodward, ma ve ne potrei portare altri di esempi, però Woodward, secondo me, a me è quello che piace di più. Immaginate che in questi anni, quando c'è in questo dibattito da dove vengono i batteri, se fanno le malattie, iniziano, immagina avere una rete, i medici, io li chiamerei di base, cioè non i professoroni, ma quelli sul campo, e Woodward a suo modo era un medico sul campo, iniziano a mandare dati, ok? Senza trarre conclusioni, dati dal campo. Per esempio, ci sono le ondate di dati dai pediatri che dicono: signori, abbiamo osservato la diarrea dei bimbi di un anno, c'hanno già i batteri. E poi un anno dopo: signori, abbiamo osservato la diarrea dei bimbi di sei mesi, c'hanno già i batteri. Ok, dati, un botto di dati dalle autopsie. Iniziavano a osservare le feci di un uomo morto anche dopo 3, 4, 5, 6 giorni. Signori, le feci di un uomo morto hanno i batteri, ok, e sono ancora vivi. Ok, Woodward pubblica un libro che noi abbiamo in diretta. È un libro agevole, è un libro, un breviario, io lo chiamerei. Eccolo qua, signori e signori, la Bibbia della medicina militare americana è con noi. Io lo so che queste cose fanno galvanizzare solo me, però se voi venite su Accademia dei Pugni, un motivo ci sarà. The Medical and Surgical History of the War of the Rebellion. Un agilissimo breviario di 1249 pagine. Ve stanno a girare orecchie, eh? Guardate, signori, c'è, boom, uno dei più, dei primissimi studi statistici a suo modo di una guerra sotto l'ambito militare. Ragazzi, se volete capirci qualcosa della guerra civile americana, andate dalla vostra copisteria di fiducia, sganciategli 200 barbettoni e stampatevi sta bomba a mano. Ragazzi, c'è catalogato tutto. Lui impegnò, credo, 10 anni della sua vita a scriverlo, interrogando per lettere tutti. Lui aveva i registroni dei medici reggimentali. Allora, dimmi, nella battaglia di Pennsylvania, quanti sono morti di pallottola minier? Quanti sono morti di quello? Allora, tu, Franklin, dimmi, allora, a Gettysburg, quanti c'è avuto morti per setticemia? Così, dati su dati, e l'indice è sintomatico, se lo cioè, guardate il sommario. Cioè, no, scusatemi, guardate la... lui già usa le prime tabelle statistiche mediche, non è una cosa scontata, ragazzi. Diagrammi a torta ancora non sono utilizzati nella medicina. Ci penserà la mia amata Florence Nightingale, The Women with the Lamp. E se non la conoscete, andate immediatamente a comprare la Barbie che la rappresenta. E niente, nel capitolo diarree, c'è un indice, guarda, l'avevo trovato un giorno, che voglio dire, in un libro del genere non è manco facile trovare un indice. Proviamo a cercarlo. Comunque, lui dedica un intero capitolo, ma credo di un centinaio di pagine, alle diarree. Perché ovviamente, come potete immaginare, le diarree sono un grande problema in guerra e lo sono sempre stato fino praticamente alla Prima Guerra Mondiale. Bene,
Nel suo capitolo io ho selezionato la frase che vi andrò a leggere. Allora, vi dico anche la pagina se vi interessa. No, no, non ce l'ho la pagina, mannaggia la miseria. Scrive, dopo questo lunghissimo capitolo dove descrive tutti i tipi di diarrea così, si scopre che sia lui sia alcuni suoi fedeli compagni, diciamo, di scienza, si erano messi a osservare questa diarrea. E così scrive: "My observation have satisfied me that a large part of substance of normal feces," cioè la maggior parte della sostanza delle feci normali, "è fatta di questi piccoli esseri in un numero che io potrei stimare di centinaia di milioni in ogni fece." E poi si scrive una frase lapidaria dicendo: "Pensate che ogni uomo che fa la cacca una volta al giorno, uomo sano, produce dentro queste feci questi centinaia di milioni di esserini." Ora, capite bene che questo è un dato mastodontico per il nostro dibattito scientifico, perché non sta dicendo: "Ehi, questi hanno la diarrea, questi fanno il vomito verde." Sta dicendo: uomini normali fanno la cacca e dentro la cacca c'hanno i batteri. Che sta succedendo? Fortunatamente Warworth e tutta una serie di esperti del tempo sono avvantaggiati, sono anni d'oro, anzi non sono anni d'oro, sono letteralmente gli anni cruciali tanto per la storia della medicina quanto per la storia dell'umanità tutta. Perché, signori e signori, stiamo entrando nella prima rivoluzione batterica o microbiotica, chiamatela come vi pare. Fatto sta che quest'uomo, il più odiato, il più amato, il padre di tutti gli scienziati, medici, chimici, microbiologi, è il padre di tutti, Louis Pasteur. Louis Pasteur è un personaggio complicato. Io proverò, perché Louis Pasteur è un uomo che ci devi fare una live solo su di lui per la quantità di roba che ha fatto. Io vi voglio dire una roba: chiunque si occupa di scienza, non fisica, non matematica, non ingegneristica, ma di tutte le altre scienze, riconoscerà che c'è un tempo prima di Pasteur e un tempo dopo Pasteur. È lo spartiacque. Chi è Pasteur? E ora vi dico perché odiato. Pasteur è un scienziato francese della metà degli anni dell'Ottocento che letteralmente inizia una serie di esperimenti. Lui è estremamente affascinato dalla chimica organica e da tutto ciò che è vivente. Inizia una serie di esperimenti, il primo nel 54 del 1800, che lo renderà famoso, e da lì in poi la scalata è inarrestabile, è quello sulla fermentazione della birra. Allora, invitato da alcuni industriali francesi a risolvere uno degli annosi problemi che aveva la birra. Qual è l'annoso problema che all'epoca aveva la birra? Guardate che questa storia, se uno mi chiedesse che cos'è il 1800, io gli racconterei questa storia, perché c'è tutto. Abbiamo la scienza, abbiamo l'industria, abbiamo il capitalismo e abbiamo il nazionalismo. Ditemi se non è il 1800 questo. Allora, gli industriali francesi evidenziano che la loro birra, che tendenzialmente è fermentata di meno, che tendenzialmente è fermentato un po' in maniera meno precisa di come lo fanno i tedeschi, che tendenzialmente c'ha più quantità di acqua, non hanno i macchinari di precisione come ce l'hanno i tedeschi, non raggiunge gradi alcolici come ce l'hanno i tedeschi, ok? Tutte queste caratteristiche, secondo loro, fanno in modo che la loro birra a volte vada male proprio durante il processo. Dico
di fermentazione, ma la fermentazione ancora non è stata compresa. E quindi loro innanzitutto iniziano a perdere soldi. Soprattutto vogliono rivaleggiare, è un momento dove la Francia economicamente vuole rivaleggiare sul mondo della birra contro la Germania. Per quale motivo? Anche qui. Perché in realtà loro avevano una buona produzione, ma soprattutto avevano l'esempio del vino che ormai da quasi 80 anni si era creato una rete, si era creato un disciplinare e questo stava facendo esplodere il vino francese. Quindi i produttori di birra hanno detto: signori, ma se questa roba ha funzionato per il vino, funziona anche per la birra. Ma non possiamo permetterci di avere una birra di così scarso valore e soprattutto di farla andare a male. Perché ai tedeschi non va a male? Beh, arriva Louis Pasteur, si mette a studiare la birra e intuisce una cosa. Che tutto... Allora, qua iniziamo, qua inizio a spiegare perché è antipatico, perché è odiato. Perché Louis Pasteur ha fatto tutta una serie di scoperte che purtroppo vere e proprie scoperte non sono. Un po' le ha copiate, ci sarebbe da farci una live di 2 ore, un po' c'è arrivato lui ma c'erano arrivato prima anche gli altri, uno su tutti, Spallanzani, su alcune cose, sulla generazione spontanea, altre robe, un po' erano nella vulgata ma non erano mai state scientificamente provate. Arriva Pasteur, studia la birra e dice: signori, qua il problema è semplice, la fermentazione della birra è dovuta al lievito, il lievito sono batteri. Bene, ora noi dobbiamo controllarli sti batteri. Controllare i batteri significa che ne dobbiamo ammazzare parecchi, ma non tutti, altrimenti la fermentazione si blocca. Quindi l'idea qual è? Anche qui, molto logica, proviamo a sottoporre la birra a una temperatura moderata, assolutamente sotto il punto di ebollizione, ma che possa uccidere la maggior parte dei batteri. Signori, non solo la roba gli riesce, ma ha appena inventato una cosa che si chiama pastorizzazione, che tutti noi crediamo abbia a che fare con la pastorizia, invece ha a che fare con Louis Pasteur. Perché odiato? Perché in realtà molte delle sue scoperte vennero rubate da lui stesso ad altri. Addirittura c'è la prova che su alcune scoperte, se non erro, sul carbonchio e l'antrace, poi ci entrerà pure Robert Koch, lui rubò la tesi di laurea di un suo allievo. La prova addirittura è nel suo famoso taccuino degli esperimenti. Questa è una storia lunghissima, se un giorno avrò voglia e tempo ci dedicherò una live intera. Pasteur praticamente per tutta la vita raccolse tutto il suo giornale degli esperimenti, dovrebbe essere un librone così fatto di taccuini uno dopo l'altro, e quando venne letto, lui lo consigliò alla famiglia dicendo: non lo fate leggere a nessuno. Poi alla fine venne letto e si scoprì che molte cose lui le aveva scopiazzate qua e lì. Sicuramente, chiariamoci, che sia il padre della microbiologia è inutile, è lui. Sicuramente alcune cose è stato furbacchione, ecco perché. Altra cosa che ha fatto Pasteur è, ovviamente da quel momento in poi, Pasteur diventa nella politica di Napoleone III la punta di diamante tecnocratica della Francia. Gli viene dato letteralmente qualsiasi incarico lui voglia, talmente autoreferenziale a un certo punto che credo Louis Pasteur sia il primo, ma non unico, scienziato che a un certo punto ha avuto l'ok per fondare un istituto col suo nome. L'Istituto Pasteur, che tuttora esiste e non si occupa solo più di chimica e microbiologia, venne fondato da Pasteur, cioè, di cui divenne ovviamente il primo direttore. Dai, su. Comunque, l'altro incarico che gli venne dato, a cui lui si appassionò fortemente, fu quello dei bachi da seta. Esisteva una
malattia dei baghi da seta che distruggeva le produzioni europee, gli venne dato questo incarico di capire quale cazzo era il motivo. Lui, osservando al microscopio, perché ragazzi, ovviamente l'immagine di Pasteur è questa, è lui nel suo laboratorio con gli strumenti ottici e i terreni di coltura inventati dal suo acerrimo rivale Robert Koch, ma questo un'altra volta. Lui praticamente, studiando le farfalle dei baghi, le crisalidi del bago da seta, scoprì che quelle contagiate avevano una sorta di parassiti sulla cute. Quindi, individuato il problema, semplicemente disse: se voi riuscite a comprare dei bachi originali, che sono quelli che poi fanno partire la produzione, non malati, la malattia non la importerete. E questo, vedete com'è bella la storia, in concomitanza con la fine della guerra Boshin in Giappone e quindi l'istituzione del Giappone moderno e imperiale, fece esplodere tutta una serie di mercanti che andavano in Giappone per cercare dei baghi originali senza malattie, e da qui prende le mosse il romanzo molto carino di Baricco Seta. Leggetelo, molto caruccio, piccolino, ve lo fate fuori in un paio di giorni, molto delicato e molto carino, ambientato nel Giappone dei primi anni dell'impero. Bene, l'ultimissima scoperta, ne ha fatte tantissime, elencare le scoperte di Pasteur sarebbe impossibile, è quello del vaccino contro la rabbia. Lui impazzì per questa cosa della rabbia. La rabbia era indubbiamente un grande problema di quegli anni, perché ammazzava un'enorme quantità, soprattutto di ragazzini, ed era proprio la rabbia canina. Perché? Perché i cani stavano stato brado, perché i ragazzini giocavano in giro, bastava un morso e questo poi si portava via dei ragazzini in perfetta salute. Io questa parte ve la voglio leggere perché ho visto che la pagina italiana di Wikipedia è fatta sull'impronta di quella francese, e quella francese nei commenti ho visto che è curata dall'Istituto Pasteur, quindi c'è proprio il metodo con cui lui fece il vaccino contro la rabbia. Allora, la maggior parte degli animali che avevano ricevuto sotto la pelle un'inoculazione di materia del cervello di cani arrabbiati soccombevano alla rabbia. Questa materia virulenta agiva meglio della saliva. Dunque Pasteur capì che l'ambiente più favorevole del virus era il cervello. Avete capito qual è il concetto? Quindi il virus, arrivato al cervello, trova il suo migliore ambiente. Dunque che cacchio si inventa? Partendo, decise di creare il vaccino utilizzando il midollo, ovviamente, dove c'è materia inerente. Prelevato un frammento del midollo di un coniglio, che era morto di rabbia, guardate il processo, lo sospese con un filo in un flacone sterilizzato. L'aria del quale era mantenuta nello stato secco con dei frammenti di potassa caustica posti in fondo al vaso. Con il passare dei giorni, poi vi dico che cosa stiamo per leggere, cioè stiamo leggendo il papà del coronavirus, del vaccino del coronavirus. Col passare dei giorni il virus, con il migollo che si disseccava, il virus perdeva virulenza, perché ovviamente perdendo la materia, morendo i tessuti, il virus muore assieme ai tessuti che sta contagiando. Grazie al cazzo, direbbe qualcuno. Il virus, divenuto inattivo, veniva tritato nell'acqua pura e infine inoculato sotto la pelle dei cani. Questi, al contrario di quelli non vaccinati, sopravvivevano. Questo avete appena letto come si rendeva un virus inerte prima delle grandi scoperte che hanno portato poi a creare il vaccino contro il coronavirus, che è il primo vaccino o uno dei primi vaccini a base proteica, addirittura dove il virus non entra proprio a contatto col corpo umano. Ma guardate questo esperimento un po' sadico. Allora, la mattina del 6 luglio gli fu condotto un bambino alsaziano di 9 anni, morso 2 giorni prima da un cane rabbioso. Alla vista delle 14 ferite e valutando l'altissima probabilità che il bambino morisse, decise di provare
a utilizzare il proprio vaccino. Quando poi si dicono, no, le sperimentazioni, i protocolli, signori, bitch, siamo nella Francia del 1870, ma che me ne frega a me, dammi sto bambino, va. Gli furono fatte 13 iniezioni in 10 giorni, ognuna più forte della precedente. L'ultima iniezione conteneva la forma più virulenta, in grado di uccidere un animale in 7 giorni. Il bambino sopravvisse, dimostrando che il suo trattamento antirabbico funzionava se applicato in tempi rapidi. Il primo marzo dell'86, Pasteur poteva affermare davanti all'Accademia di Parigi che su 350 persone sottoposte al trattamento preventivo c'era stata una sola morte. Voglio dire che con i dati della sperimentazione del vaccino col Covid, cioè, questo è, immagina che vi dicevano, signori, il Pfizer ha ammazzato una persona su 355, sta a posto. Qua era ritenuto. Comunque, grazie mille Olebulese, è stato fantastico, grazie, grazie, grazie a voi che ci supportate, ma anche a quelli che non ci supportano, noi vogliamo bene tutti. Allora, perché vi ho fatto questa lunga introduzione su Louis Pasteur? Perché ve ne potrei fare un'altra su Robert Koch. Due parole: Robert Koch è stato il grande rivale e nemesi, ma anche un po' volendo mimesi di Louis Pasteur, perché praticamente è stato l'altro padre della microbiologia, era più giovane di lui di qualche anno. E ha scoperto il bacillo responsabile della tubercolosi, è stato un gigante, soprattutto ha inventato, ha delineato, questi ve li voglio leggere, sono belli, ha inventato i postulati di Koch, che sono molto belli e che tuttora oggi funzionano, che sono quelli che guidano il lavoro di un microbiologo. Il presunto agente responsabile della malattia in esame deve essere presente in tutti i casi riscontrati di quella malattia. Punto 1. Punto 2. Deve essere possibile sempre isolare il microrganismo dall'ospite malato e farlo crescere in cultura pura. Punto 3. Ogni volta che una cultura pura il microrganismo viene inoculato in un ospite sano, si deve riprodurre la malattia. Punto 4. Il microrganismo deve poter essere isolato nuovamente dall'ospite infettato sperimentalmente. Questi sono i postulati di Koch. Sono molto belli. Tuttora guidano il lavoro di migliaia di microbiologi. Comunque, in mezzo nella rivalità di Pasteur e Koch c'era ovviamente la rivalità della guerra franco-prussiana. Piccola postilla simpatica, Koch si arruolò volontario come medico nella guerra franco-prussiana, ovviamente dalla parte della sua nazione che era la Germania. E Pasteur credo ci perse un cugino o un nipote nella guerra franco-prussiana. Comunque c'era una rivalità, c'è sempre stata una rivalità, addirittura si sono quasi arrivati sull'orlo di disfidarsi a duello. In una conferenza Pasteur disse che quello che diceva Koch erano robe da imbecilli, cioè si arrivò a punti molto duri. Ma ce ne andiamo troppo lontani. Perché? Perché a noi l'introduzione di Pasteur e Koch ci serve per spiegare che quello che sta avvenendo in medicina è una rivoluzione paragonabile alla scoperta dell'atomo. Pasteur e Koch fondamentalmente dimostrano che sì, i batteri così piccoli hanno un potere enorme, fanno fermentare le cose, le fanno vivere, le ammazzano, iniziano a scoprire l'invisibile. E c'è una bellissima frase che ho letto mentre mi indagavo, mi interessava questa roba, che diceva: il medico da questo punto, oltre il camice bianco, dovrà capire che il suo strumento sarà il microscopio. E guardate che a livello della storia, dell'immagine del medico, è un po' un ritorno al 1600, dove il medico ritorna a essere anche lo scienziato nel laboratorio. A livello dell'immagine del medico che tanto piaceva a Foucault, il medico non è più il curato di campagna o il grande luminare di università, ma è anche colui che passa ore nel laboratorio a guardare cose piccolissime e stranissime, a parlare con i chimici, a parlare con i fisici,
E no, ma figurati, Le Boulet, figurati. E non è più solo quello che va dal malato e lo cura. Stiamo dentro questa rivoluzione. E dentro questa rivoluzione non posso che presentare il primo dei nostri tre enfant terrible. Perché vedete, Koch e Pasteur, a livello poi di certo ci hanno lavorato con i batteri, ma non hanno tanto lavorato sui batteri gastrici, su quelli, su quello che si chiamava all'epoca flora batterica. Ah, piccola chicca, ve l'ho spiegato perché si chiamava flora batterica? Ve lo rispiego al volo. Perché esattamente in quegli anni si capisce ovviamente che dentro l'intestino c'è questa colonia di batteri, ma si pensava che i batteri appartenessero al mondo vegetale e quindi flora batterica. Ad oggi il nome è stato abbandonato e si chiama microbiota, quello che si chiamava flora batterica. Quindi il trio delle meraviglie della nostra grande rivoluzione della flora batterica, non vi dico tutti e tre i nomi, vi dico solo il primo nome, Theodor. Ragazzi, se all'università state qualche mese in ritardo, è meglio che ve ne andate alla live, perché questo a 28 anni già ha preso il Nobel. Cioè, Nobel non l'ha preso, però praticamente è diventato immortale. Sto parlando del austro-tedesco Theodor Escherich. O Escherich, non lo so come si chiama, come si pronuncia. In questa live c'hanno tutti i nomi strani, a me mi hanno pure rotto il cazzo, scusatemi. Ve lo faccio vedere, il nostro Theodor, dove sei, dove sei, l'avevo salvato, eccolo qua. Allora, Theodor nasce nel clima migliore dove poteva nascere, perché ovviamente nasce, lui si sta laureando a ridosso delle grandi scoperte di Pasteur e Koch, si fa tutte, viaggia in questa Europa che già puzza di Belle Époque. Siamo negli anni 80 del 1800. Nel 1884 si fa spedire nel bel mezzo del... Si è visto che baffoni, bellissimi. Lui era di origine tedesca, naturalizzato austriaco. Tra l'altro, per Radeschi, che ci sta ascoltando, lui è diventato uno dei medici personali del dell'imperatore più amato da Radeschi, lo dico con rinoria, che ovviamente è Franz Josef. Si fa mandare, vi dicevo, nell'epidemia di colera. Guardate pure un po' come erano matti. Cioè, scoppia l'epidemia di colera a Napoli nel 1884, lui urla come un pazzo per farsi mandare in mezzo all'epidemia di colera. Nel 1885, dopo una serie di osservazioni pediatriche, perché è qui che nasce un'altra sottocategoria, i pediatri gastroenterologi. Perché? Per quello che vi dicevo prima. Se il concetto è da dove arrivano sti batteri, sono sempre con noi, perché se proprio interessa, se volete fare gli intellettuali, se volete stupire la vostra donna, sappiate che la grande diatriba, e io ho centinaia di pagine delle riviste, il Policlinico, diretto da Angelo Celli nel 1970, 76, 84, da dove vengono, la teoria più affermata erano: gli esseri umani non nascono con i batteri, li incontrano perché i batteri sono comunque, stanno nella sporcizia, nelle cose, nel cibo poco cotto. C'erano queste teorie qua, quindi ci contaminiamo da adulti, ma non abbiamo prove scientifiche che ci contaminiamo da adulti, giusto? Beh, e allora che succede? Succede che praticamente sono i pediatri a dire: sai che c'è? Indaghiamo i bambini, ma quelli appena nati. Escherich iniziò a studiare veramente i bambini appena nati e scoprì una cosa fenomenale: che nei suoi bambini appena nati c'era la presenza di un batterio. Già c'era la presenza di un batterio. Lo individuò, lo chiamò, batterio coli comunis, soprannominato Escherichia coli, ovviamente dopo da gli estimatori di Theodor venne soprannominato col suo cognome. Pensate una cosa, nel 1886, credo che lui avesse 27-28 anni, scrisse il trattatone L'enterobatterio degli infanti, dove per la prima volta nella storia dell'umanità
veniva descritto tutto quello che riguardava un solo batterio, quindi il suo ciclo vitale, la sua genesi, con le prime, i primi studi statistici su quali bambini l'aveva trovato, con quanta intensità. Ovviamente, che sia chiaro, tutta questa roba veniva da lunghissime osservazioni di feci. E io mi sono immaginato, ma sai la puzza in quei laboratori? Ma chiudiamola qui. A questo punto direte voi, chi erano gli altri due? Un maestro e un allievo, come in Star Wars, come nei Sith. E qua veniamo ai pazzi. Perché il maestro si chiamava Mechnikov. Personaggio da romanzo. Pensate una cosa. Mechnikov arriva nel 1887 all'Istituto Pasteur, chiamato da Pasteur. Veniva con un curriculum già fotonico, aveva scoperto la fagocitosi cellulare, che gli valse il Nobel nel 1907. Tra l'altro la fagocitosi cellulare lui se l'era immaginata attraversando lo stretto di Messina, non sto scherzando. Arriva con una fama di scienziato sregolato, geniale. Pensate che nel suo curriculum aveva un doppio tentato suicidio. Cioè, quando arriva al Pasteur, lui già è così. Nel libro di memorie, scritto dalla moglie, credo la seconda moglie, Olga, ovviamente in originale, scritto dalla moglie Olga, 1845-1916, con la foto all'istituto, qua era il suo laboratorio dell'Istituto Pasteur. Allora, in questo libro, che devo dire è molto divertente, gli altri colleghi avevano paura di entrare nel laboratorio di Mechnikov, uno per la puzza che emanava il suo laboratorio, due per l'enorme disordine e le luci soffuse che c'erano. Un visitatore, un collega di Mechnikov all'Istituto Pasteur, disse che entrando nel suo studio sembrava di entrare nello studio del Faust di Goethe, di uno scienziato pazzo. Bene, nei primi anni all'Istituto Pasteur Mechnikov si inizia a interessare di batteri. Era sempre stato interessato di batteri, ma si inizia prepotentemente a interessare di batteri. Ovviamente all'Istituto Pasteur non è che poi di no, sai, batteri non mi interessano, non si ne mai, capito? Gli viene affidato un giovanissimo pediatra che per la sua tesi di dottorato, credo, non sa che cosa fare, viene affibbato a Mechnikov, Henri Tissier. Allora, punto 1. Henri Tissier è stato ultra, non lo so come si dice, bullizzato da Mechnikov, che lo ha costretto. Di oggi si parla di batteri, è la seconda puntata, abbiamo iniziato la scoperta dei batteri nel 1600 e ora siamo arrivati alla fine del 1800, stiamo parlando di tutti questi scienziati, siamo arrivati a Mechnikov e il suo allievo Tissier. Tissier è stato prepotentemente bullizzato dal suo maestro Mechnikov. Immaginate sto pediatrino appena uscito di fronte a questo genio dalla fama sinistra. Dalle sue memorie, no, di Tissier, di Mechnikov, cioè la moglie di Mechnikov lo scrive senza problemi, dice sì, mio marito, un po' per dileggiarlo, un po' per rigore scientifico, chiese svariati, come si dice, esperimenti a Tissier, uno dei quali era mangiare carne cruda putrefatta a tot step di tempo, tipo quella è putrefatta da 12 giorni, magnala, quella è putrefatta da un mese, magnala, vedi che te succede, osserva la merda. Scusate la volgarità, però io credo sia andata così, perché alla fine le osservazioni venivano fatte sulle feci. E quanto il positivo ha influenzato scoperte di virus e batteri? Totalmente, ti dico di più, la vera domanda qui da fare è quanto la scoperta dei batteri ha influenzato il positivismo. Secondo me questo è una grande bomba, perché la scoperta dei batteri andava un po' a rompere il paradigma che l'uomo positivista era perfetto. Ovviamente bisognava riconfigurarlo, e questa è una grande domanda. Bravissimo Dredd, più una cavia che un allievo.
In tutta questa serie di esperimenti pare che Metcalfe lo indirizzò verso, ovviamente, i bambini appena nati. E Tissier, che già si era appassionato al capitolo, proprio seguendo, ormai avete capito, il maestro Escherich, anche se a distanza non l'ha mai conosciuto, disse: bene, io voglio mettere il punto di fine su questa ennesima polemica, perché la polemica in fondo permaneva sull'origine dei batteri. Ok? Beh. E allora inizia a riosservare la merda. Si fa portare in tutte le cliniche pediatriche, inizia a osservare decine e decine di bambini. Ti si è un'intuizione, si vuole concentrare sui bambini malati di diarrea e dissenterie. Tra le altre cose, la dissenteria e le diarree erano una tra le prime cause di morte infantile nei primi 3 mesi di vita all'epoca. Quindi si appassiona al problema. Inizia a osservare approfonditamente queste feci e scopre una roba fotonica. Scopre che il paradigma di Theodor Escherich non è giusto, o meglio, scopre che certo l'Escherichia coli c'è, ma il batterio più comune, soprattutto nei bambini appena nati, parliamo di bambini 2 anni, scusatemi, 2 giorni, 3 giorni, 1 settimana, lui quelli osserva, scopre che hanno già i batteri e il batterio più comune non è il coli, ma è un altro batterio che lui chiamerà Bacillus Bifidus. Abbiamo scoperto il Bifidus, credo sia uno dei batteri più comuni e anche noti, e ce lo andiamo subito a vedere, signori, ce lo andiamo a vedere il Bifidus, eccolo qua, guardate che bello, è una bomba il Bifidus, è un grande, raga, il Bifidus, anzi scusatemi, vedi, inerente. Il nostro Tissier a quel punto ha un'intuizione che gli deriva dai dati sperimentali, e a me, chiamatemi malato, ma questa intuizione ogni volta che me la leggo mi fa venire un po' la pelle d'oca. Tissier fa un ragionamento, c'ha dei dati in mano: più i bambini sono sani, più hanno alte percentuali di bifidus nelle feci, più i bambini hanno la dissenteria, più ne hanno pochi. Ma non è che il batterio svolge una funzione positiva nel bambino? Io lo dico a bassa voce, perché dirlo negli anni 80 del 1800 è una roba da psicopatici. Cioè qua lui non è che stava risolvendo il problema se i batteri venivano dall'uomo o no. Lui qua stava per inventare la prima terapia batterica. Alla fine si convince di questa intuizione, incapsula, probabilmente, se ho capito bene, in una sorta di capsule di gel alimentare, delle colonie di Bifidus, di una specie che lui si era coltivato in laboratorio. Tra l'altro, nei laboratori comparirono per la prima volta in quegli anni i vetrini di Petri, la piastra di Petri, quelle famose che vedete in tutti i laboratori terreno di cultura, inventate dall'allievo di Koch Petri, tra le altre cose. Così si coltiva sta specie di Bifidus, introduce il Bifidus nei bambini con la diarrea, miracolo, l'80% guariva. Signori, Henri Tissier, senza rendersene conto, aveva appena trovato la cura, la prima cura probiotica. E qua nasce la storia del termine probiotico. Termine probiotico, ovvero in soldoni batterio buono, che è una concezione sbagliata che stiamo abbandonando, perché non esiste il concetto di buono e cattivo in microbiologia, figuratevi. Però lasciatemela passare. All'epoca esisteva, e come, probabilmente venne coniato proprio dal suo maestro Metcalfe, che dopo questa scoperta si innamorò perdutamente
di questo concetto dei probiotici. Mechnikov in quegli anni si stava innamorando di un po' di robe. Erano gli ultimi anni, sempre più Mattarello. Si era innamorato di una teoria, oggi fortunatamente considerata pseudoscientifica. Guardate che chiunque la potete incontrare, questa teoria, secondo me, chiunque di noi ha una zia, una cugina che un giorno gliela propinerà. Si chiama autointossicazione. Questa teoria è stata rilanciata da un neurologo francese contemporaneo dei nostri amici che si chiama Bouchard. Eccolo qua. Bouchard non è uno qualunque, non capiva un cazzo di gastroenterologia, era un pezzo di merda, lo odio profondamente. Ma queste sono cose mie personali che ci abbiamo io e Bouchard. Bouchard era stato il principale allievo di Charcot. Charcot è stato il padre della neurologia, a torto o a ragione, che vi piaccia o no, perché pure quello ci vorrebbe un documentario di 6 ore su Charcot. Charcot era quello che rilanciò l'ipnosi medica. Eccolo. Ed era quello che curava, intendeva curare, non c'è mai riuscito veramente, ma lui ci credeva fortemente, intendeva curare le isteriche ipnotizzandole. Eccole. Chicca, lo vedi? Io qua, poi qua esplodo, non mi contengo più, ve lo dico, perché qua inizia, Charcot è il papà della modernità, secondo me, ma queste sono mie teorie. Lo vedete quest'uomo? Lo vedete, no? Vedetelo. Bene, quest'uomo è Gilles de la Tourette. Quello della sindrome della Tourette. È proprio lui, e quest'uomo qui è il mio neurologo ottocentesco preferito. Ragazzi, chiunque di voi dovrebbe avere un neurologo ottocentesco preferito, che è Babinski. Chiunque abbia avuto un incidente o sia andato almeno una volta dall'ortopedico per un problema alla gamba, secondo me il piede di Babinski sa che cos'è. È un nervo che fa delle cose. E questo è il nostro Charcot. Qui, quando è stato fatto questo quadro, Bouchard già non lavorava più. Ma torniamo all'autointossicazione. Il nostro Bouchard, che di gastroenterologia non ne capiva un cazzo, si convinse che uno dei malanni dell'uomo era il fatto che le cellule morte, sia proprie sia di quello che mangiava, creavano delle intossicazioni. Quindi immaginiamo, lui diceva: noi mangiamo un pezzo di carne, sono cellule morte, quelle creerà un'intossicazione. E il nostro tessuto dentro di noi morirà, quello creerà un'intossicazione. Mechnikov, molto affascinato da questa roba, totalmente sbagliata, ve la possono propinare anche ora. Io ho beccato una clinica non medica di queste che fa le cose, massaggi, shots, così, che fa la cura per l'autointossicazione. Volete sapere di che cosa, si tratta? Siete proprio iper appassionati? Soppurghe, lunghissime purghe. Vi infilano un tubicino in culo, ci mettono una soluzione di acqua calda, sali, così, e sdiarrezzate per ore e vi sentite molto meglio, energetici. È tutto sbagliato, perché quella roba provoca una distruzione microbiotica del vostro microbiota. Ovvio che vi sentite energetici, perché il cervello va in panna totale e tenta con dei rilasci di sostanze alcaloidi di farvi sentire in forze, ma semplicemente perché le nostre archeostrutture vi dicono: andate a cacciare che devo ricostruire il microbiota, non per altro. Bene, Mechnikov si innamora di questa roba, però fortunatamente non si innamora tanto di questa roba delle perette in culo, ma si innamora di uno stile alimentare. E quale? Quello inerente alla sua provenienza, ovvero, guardate le coincidenze bellissime, Mechnikov era di carne. Mechnikov era di Kharkiv, e proprio la città tristemente famosa in questi mesi, e ogni tanto che tornava a salutare i parenti, poi era innamorato dell'Ucraina, vedeva questi vecchissimi pastori delle steppe, potremmo dire, quasi molto anziani, ma soprattutto che non manifestavano praticamente alcuna patologia che manifestava l'uomo parigino del suo tempo. Cioè, capite un attimo, quando Mechnikov si muove per Parigi alla fine dell'Ottocento, il 90% delle patologie moderne già esistono: infarti, obesità, tumori,
ma soprattutto esiste colera, colicisti, cioè siamo già nell'alveo delle cosiddette patologie moderne. Va in Ucraina e vede che questi pastori non manifestano quasi alcuna di questa patologia, ma soprattutto li vede troppo anziani e in forze. A Parigi, cioè, sembra assurdo, per lui gli sembrava assurdo, cioè, ma come? La grande tecnologica Parigi c'ha un tasso di mortalità di anziani più alto del pastore negli Urali. Signori, abbiamo un problema. Innanzitutto si convince che l'invecchiamento è una malattia, ma è troppo lungo a spiegarlo. Tra l'altro i gerontologi di oggi dicono che è il loro padre, giustamente. Ma individua nello yogurt, e qua arriva la chicca finale di questa live, ragazzi, perché scoprirete una roba. Individua nello yogurt, che è il prodotto di base delle civiltà e delle culture pastorali dell'Ucraina originaria, ma anche dei pastori degli ucraini, di tutti i popoli della steppa. È lo yogurt, il latte fermentato, è uno degli alimenti antropici, cioè l'uomo, una delle prime cose che ha fatto è prendere il latte dagli animali, una delle seconde cose che ha fatto è vedere che questo latte lasciato lì iniziava a fermentare e diventava un'altra roba che era buona. Quindi più o meno tutte le culture che hanno avuto delle bestie sotto mano da allevamento hanno avuto un tipo di yogurt. Ovviamente faceva parte centrale delle culture, di tutte le culture uraliche, delle steppe mongole, turche, tutto quel magro ceppo lì. Credo lo sapete, i turchi tutt'oggi bevono lo yogurt come se fosse una bevanda del loro pranzo. Non li avete visto? Sono a Istanbul, mi impressionavo, cioè tutti i turchi che a mensa prendevano il loro piatto di carne, le verdure scottate e questo yogurt. Cioè, lo mangiano per dessert? No, lo aprivano con nuccia e lo bevevano. Bene, Mechnikov, oltre a essere dottore geniale e stravagante, è un grande oratore. Inizia a fare delle conferenze sostenendo l'autointossicazione di Bouchard, ma soprattutto sostenendo a new lifestyle. Signori, è la belle époque. La borghesia vuole campare bene, vuole vivere a lungo, ci si inizia a interessare di come si deve mangiare, di quanto si deve mangiare, sta nascendo il naturismo, stanno nascendo le diete vegetariane, è quello il mondo. Mechnikov è perfetto, inizia a fare queste conferenze sullo yogurt. Preparatevi con la bomba. Appassionato di queste conferenze sullo yogurt, un commerciante ebreo greco, danaroso, si trasferisce in Spagna e decide di impiantare la prima azienda di yogurt. Contatta personalmente l'istituto Pasteur, siamo ai primi anni del Novecento, si fa dare la colonia più pura di Lactobacillus bulgaricus, questa non ve l'ho detto, è troppo complicata, è troppo lunga, sforiamo e vi annoio. Sappiate che Mechnikov ha deciso che Lactobacillus bulgaricus, che aveva scoperto il microbiologo Grigorov rumeno, era il top nello yogurt. Cioè, se c'è quello nello yogurt, spigne. Sto Carasco, si chiama Carasco, questo commerciante ebreo di origine greca in Spagna, Barcellona proprio, se non erro, contatta l'Istituto Pasteur e dice: guardate, io voglio proprio la colonia più pura che avete di questo Lactobacillus bulgaricus. Viene organizzata una spedizione veramente fotonica con queste grandi botti di lamiera raffreddate con il ghiaccio per non far andare a male queste colonie fermentate di Lactobacillus bulgaricus. Arrivano, il nostro Carasco, o Carasco, avete capito, il nostro commerciante greco inizia la produzione e nella prima, proprio la prima sfornata di yogurt, che lui ovviamente voleva vendere come medicinale, quasi medicinale da farmacia, a
accade che il suo figlio piccolo, che se non erro si chiamava David, inizia a manifestare i segni bruttissimi di una diarrea. Il nostro Carasso dice: signori, io sì, sono discepolo così di Mechnikov. Lui dice: mangiate lo yogurt, fa bene. Ma gli do lo yogurt. Il nostro bambino viene, raga, è bomba, eh? Viene curato a yogurt. La cura funziona. E Carasco decide di chiamare il suo prodotto con il nomignolo del figlio. Danone. Signori e signori, è la storia di come è nata l'azienda Danone, la prima azienda occidentale e industriale di yogurt. C'è voluto un neurologo matto come il cucco, come Bouchard, un suicida come Mechnikov e un commerciante greco-ebreo, in più tanta diarrea di mezzo. La Danone è nata proprio così. Signori, la mia storia è finita, la mia serie sui batteri è finita. Vi avrei voluto, sarei voluto arrivare al signore Nisle che ha inventato il Mutaflor, un farmaco che dal 1917 non cambia nome. Io, cioè, secondo me, questo signore si chiama Nisle, e infatti il ceppo di Escherichia coli, vabbè, ve la racconto. Siamo nel 1917, il colera sta falcidiando, voi non avete idea dei morti che ha fatto il colera. Ha fatto più morti il colera durante la prima guerra mondiale che le mitragliatrici Villar Perosa. Vi do un dato: i morti più o meno dell'esercito italiano della prima guerra mondiale sono 650.000, 200.000 sono morti di malattia, almeno il 40% di dissenteria dovute a colere, malnutrizione. Cioè, non so se vi rendete conto, 100, no, o almeno 80.000 morti di diarrea. Cioè, è un dato impressionante. Ora, Nisle sta in Germania, lavora agli agenti, lavora sulla flora batterica, e nel 17 scoppia un'epidemia di colera sul fronte balcanico, proprio negli schieramenti austro-tedeschi. Nisle è un pazzo e dice: mandatemi lì, io devo andare lì, perché se voi mi continuate a mandare i malati qua in Germania, io o li trovo già morti o li trovo a uno stato talmente ultimo che non posso fare nulla. Nisle si fa inviare. Pensate anche qui, no? La malattia mentale di andare in mezzo a un'epidemia che sta ammazzando di tutto. E nota che in un reggimento tutti quanti i soldati si sono ammalati con un'alta percentuale di morte di questa forma dissenterica, uno no. Cioè, capite che dice: no, zio, ma tu sei stato nel regime? Sì, sì, no. Io, sì. Franz, ma tu sei stato a giocare a carte con i tuoi picconatori alsaziani? Dottore, le giuro, io stavo qua. Ti sei messo un tappo in culo? No, no, vado a faccio la cacca normalmente. Ti devo studiare. Fammi la cacca nel vetrino di Petri, grazie. Nisle studia le feci del nostro soldato, di cui purtroppo non sappiamo il nome, mannaggia la puttana miseria, che sarebbe bellissimo saperlo, e scopre una cosa. Scopre che le feci di questo soldato hanno una specie di Escherichia coli molto diverse dalle altre. Il nostro Nisle la isola, la fa riprodurre in laboratorio, gli dà il suo nome, si chiama Coli Nisle 1917 o Coli Nisle 17, e qualche mese dopo la mette in capsule gel. Perché, come Tissier 50 anni prima, più o meno, no, 40 anni prima, dice: se lui non si è ammalato è perché evidentemente il suo Escherichia coli riusciva a fare da agente antagonista della flora, come direbbero gli esperti, disbiotica. Così, facciamo un po' i fighi.
signori, inventa il mutaflor, che si chiama così perché muta la flora. E principalmente in Italia è tuttora commercializzato come mutaflor, oppure lo trovate come Coli 1917. Vediamo se c'è un'altra immagine. No, c'è solo mutaflor. E non lo so, secondo me è una cosa fighissima. Vai in farmacia e chiedi del mutaflor. Se avete la diarrea, il mutaflor è un ottimo ricostituente. E dentro ci sono, questa cosa mi fa impazzire, dentro queste capsule ci sono miliardi di batteri di un soldato di cui non conosciamo il nome, che non si è ammalato sul fronte balcanico nel 1917. Dite il cazzo che vi pare, ma la storia è la cosa più affascinante del mondo.